un sequestro lampo, questo Giuseppe Spinelli, che nessuno sapeva finora chi era, il ragioniere di Berlusconi. Tenuto in ostaggio, lui, la moglie, tutti e due. Tu, entrambi. Tutti lui e la moglie sono due. Non è che lui e la moglie sono due gemelli. Sono due gemelli. A Riccardino, l'indagatore aretino. Un poliziotto indagatore. Esatto. Siccome tu hai anche la qualifica di soccorritore, sì. Che trauma prova uno che viene sequestrato? Sequestrato? Come si può dire? Sequestrato vuol dire che l'hanno rapito, ogni cosa. Tutto. Sì, ma che cosa prova lui come trauma? Trauma? Al cervello. Al cervello. E quindi quando uno arriva e dice tanto sequestrato, che gli si fa? Gli fa una bella cura, una bel siringoni al braccio, un bel siringoni. Un siringoni al braccio? Un siringoni. Con che? Con l'anestesia. Sei anestetista? Ma questo si chiama Spinelli, no? Perché fuma. Si chiama Spinelli di cognome. Spinelli, si fa. E quindi? E quindi niente, bisogna fare l'operazione al cervello. Noi però. Per noi. E io te. Ora io so perché te sei preoccupato. Di che? È questa maglia. Maglia. È 21 dicembre, ma lo so se è vero. Perché questa profezia di Maya, dei Maya, che sono... Maiani sono. Maya. Sono maiani. Può essere abbreviativo di... di maiali, maiali perché sì. Si chiama Maya. Maya. Una che professa il Maya è una maiala. La Maya. Che hanno detto? Ha detto che il 21 dicembre finisce il mondo, ma io non ci credo. Mi preoccupo anche, ma dopo. Ci credi? No, io non ci credo. E quindi? Cioè, rassicura la popolazione. Bisogna essere pronti, ma state tranquilli che questa Maya l'inventano troppo. Che deve fare la gente in ogni caso? Niente, aspettare il 21 dicembre. Io spero di no, io spero che vengano salvati tutti. Quindi chi c'ha soldi in banca li spenda? Li spenda, io ce l'ho tanto in banca, c'ho il conto corrente. C'hai parecchio? Abbastanza, 360 euro perché mi hanno tolto qualcosa. E non hai pensato di andare alle Cayman? No, mi interessa tanto. No, perché ti c'entra il biglietto. Coglioni, però sei, capito? E nel caso che tu, come te li sputtani l'ultima sera? Io l'ultima sera andrei a ballare e andare al cinema e anche a mangiare una pizza. Cioè, ora, ne sai ce l'ha perché con 360 euro non è che ce l'ha fatta tanto. No. E se per dire una maialona, visto che si è parlato di maia, ti dicesse dammi 400 euro e ti faccio no, passare una notte. Io non gli do, io voglio una gratis. Coglioni, anche l'ultima notte l'avevo gratis. Gratis. Tanto può fare debito, dopo è finito tutto. No. Ma io si muore. Ma io no, per me. Ah, noi bisogna rassicurare la popolazione. Sputtanatevi ogni cosa, tanto finisce il mondo. E salvare l'Arezzo. Ecco, soprattutto tutto. È una cosa che in questo importante momento. Aiutare Severini. Finisce il mondo, ci gira talmente i coglioni, se va a cercare Severini. O dagli quei 360 euro. No. Cazzo. Ora c'è questa la cordata dei cocci, ogni cosa. Cocci, i cocci, li rompe e paga loro. No, e cocci? Cocci, e li rompi. Allora, chi rompe, chiudiamo con questo. Chi rompe paga. E i cocci rimani. I cocci rimangono a pezzettini. Ma non hai mai sentito dire i cocci sono i suoi? Sono i suoi. L'hai sentito dire? No. Chi rompe paga. Li tiene i pezzi. Va bene. Per l'ultimo giorno, l'ultima notte, te può fare anche la bambola con un fiamme. No, ma ora, l'ultima notte. L'ultima notte. Ti saluta con la bambola. Ciao.